Ben ritrovati, Pitturarte questa settimana tra le tante mostre allestite in provincia e fuori dal nostro territorio ci porta in Liguria, ad Alassio, dove è stata organizzata una mostra dedicata a due autori tra i massimi esponenti della corrente astratta. Si tratta di Rocco Borella ed Emilio Scanavino. L'esposizione intitolata Concreto informale è allestita alla Galleria Matteo Bellenghi Modern Art Contemporary. Attraverso le opere di entrambi gli artisti si ripercorre la genesi che ha portato alla luce i due principali movimenti artistici affermatisi in Italia a partire dagli anni 50. Quindi l'arte informale e quella astratto concreta. Mentre Borella applica un'analisi scientifica volta a captare il concetto di opera d'arte attraverso il colore rapportato a differenti materiali industriali e raggiungendo così un'astrazione appartenente agli elementi del concretismo, Scanavino, nella propria ricerca, supera il concetto geometrico della composizione dell'opera, raggiungendo quella spazialità profonda, quasi metafisica, che dà origine alla sua tramatura. Un'infinita bellezza, il paesaggio in Italia, dalla pittura romantica all'arte contemporanea, è invece la mostra ospitata alla Reggia di Venaria a Torino. L'esposizione riunisce oltre 200 opere tra dipinti, sculture e installazioni, che documentano l'attenzione e l'amore che tanti artisti hanno avuto per l'ambiente naturale e in particolare per il paesaggio, dal primo romanticismo fino all'arte contemporanea. Il percorso segue un filo conduttore cronologico geografico che intreccia spazio e tempo, valorizzando con il contesto piemontese tutto il nord della nostra penisola, oltre a importanti scuole regionali del centro e sud Italia, dalla fine del 1700 ad oggi. Le 12 sezioni della mostra presentano le diverse forme che la rappresentazione del paesaggio ha assunto nell'arco di oltre due secoli di pittura, dalle poetiche e romantiche del pittoresco e del sublime all'affermazione positiva del vero, passando tra le nuove ricerche di visioniste e simboliste e le provocazioni dell'avanguardia, fino ad arrivare alle semplificazioni della pop art e alle concettualizzazioni dell'arte contemporanea. E torniamo in provincia di Varese, a Gemonio, dove al Museo Bodini è ospitata la mostra dedicata a Piero Leddi, intitolata Dipingere è un rischioso inizio. La mostra, inserita nel progetto dedicato al realismo esistenziale e alla nuova figurazione, si concentra sul percorso giovanile di Leddi, culminato nelle personali di fine anni 50. La mostra raccoglie opere prodotte dall'artista nella fase confluita in due esposizioni precise, quella del 1958 e quella del 1959. La dialettica tra l'ambiente d'origine e la modernità urbana, la sperimentazione di un linguaggio adatto a interpretare le trasformazioni in atto, emergono con chiarezza nei lavori presenti, dove si possono vedere animali, attrezzi agricoli e insieme elementi della città, auto e interni di tram. Bene, il nostro appuntamento termina qui, noi ci vediamo come sempre la prossima settimana. Tante altre informazioni consultando il nostro sito artevarese.com. Grazie di averci seguito e tanti saluti a tutti.